Prima puntata di Pizza Kebab, oggi con noi uno dei personaggi più importanti della storia della letteratura contemporanea. Sbagliato ospite, scusa. Niente, abbiamo il Massè oggi Grazie, da grazie, Twitch. grazie per questa presentazione. Molto groda. C'è un piccolo aneddoto che fa molto ridere. Ecco, noi Sì. siamo qua. Oggi è il 25 febbraio del 2021, Esatto. ma in realtà noi ci siamo trovati nella stessa situazione a novembre del 2020 e tu non lo sai, ma io sono vestito esattamente come quel giorno, Uguale. uguale, per far finta che non sia mai cambiato Non si è niente, ecco, cambiato niente, il loop che non ci temporale è sia stato quello. niente di sbagliato. Ecco, raccontiamo questo piccolo fun fact di Pizza Kebab. Io torno sul web più o meno in quel periodo, ho voglia di fare un podcast e dico, ma mi servirebbe un bell'ospite, un ospite importante per iniziare. Tu in quel periodo eri andato anche, tra l'altro, appena da poco tempo a Muschio Selvaggio, che salutiamo. Ah, sì. Appetibile, Quindi eri molto appetibile sul mercato in quel momento. Non che tu non lo sia adesso, sei un bellissimo ragazzo. Da quando ti sei tinto i capelli con quella mesh rossa, devo dire che sono hai diventati acquisito. rosa, guarda qua che rubetto Ho adesso. visto, ho visto, ho visto. Ma ne parliamo anche di quello dopo, della Va tua bene. transizione verso Geralt di Rivia di The Witcher. E quindi che faccio? Chiamiamo il Masseo? No, vabbè, non accetta, gli voglio bene, siamo amici così, però non so se viene. Il Masseo accetta, incredibile, subito, un bellissimo episodio per iniziare così. Lo registriamo e mi rendo conto che la registrazione è inutilizzabile. Non si può usare, non si può editare, è corrotta irreversibilmente, come direbbero nell'area 51. E Non c'è quindi, storia. sì, è stato uno dei miei più grandi errori nella storia della mia carriera sul web. Tu, qual è stato il tuo più grande errore sul web? Che hai sbagliato tu, magari, o è successa una cosa che non è andata bene e ti ha fatto saltare un evento importante o qualcosa a cui tenevi? Non mi è ancora capitato, fortunatamente. Ok, Un dai, errore quindi. così, cioè che ha fatto saltare cose, no. Magari un errore grande è stato fare la reaction al collegio. No, no, no. Sì, così almeno non me l'avrebbero chiesto ogni due per tre. E me ne parlavi prima di questa cosa. Cioè, se da una parte la reaction al collegio ti ha portato molta più notorietà di quella che avevi prima, dall'altra parte ti ha portato magari un pubblico che tu non vorresti, vero? Perché come li abbiamo definiti prima? Li abbiamo definiti con accezioni molto positive in realtà, e per la nostra visione d'insieme, Sì, naturalmente. sì, sì. No, è un pubblico volatile, un pubblico che è lì solo per quel contenuto là e che non si affeziona propriamente al content creator, ma più che altro a appunto il format. E quindi non, cioè, me ne viene in tasca, per carità di Dio, arrivano tanti soldi in base alle views che fai, più sono, meglio è, per carità, però poi quando vai a fare altro, tipo, non lo so, il contenuto abituale del canale, che possono essere i gameplay, in questo caso, capisci che non restano là, restano lì, quindi sì, lasciano il follow, magari fanno la sub per quel mese in cui c'è il collegio, ma dopo vanno via, cioè perché giustamente non c'è più il contenuto che a loro interessa. Tu che rapporto hai un po' col tuo pubblico? Vedo che hai un rapporto molto diretto. L'altro giorno sono passato in stream, stavi giocando a FIFA, quindi questo già crea numerose problematiche, Problematiche. bravo, all'interno di uno stream. E ti ho visto che un povero ragazzo, Ciro 2008 si chiamava, che salutiamo. Un saluto a Ciro 2008, Che ha grande. fatto un grandissimo, che ha Grande. fatto un commento che lì per lì non ti è andato molto giù No. e tu l'hai bannato proprio direttamente. Ma E... quanti streamer del tuo calibro si occupano personalmente della chat, ecco? Cioè, tu Non lo so. ci tieni proprio. No, io vedo, mi giro, vedo quel commento là, mi girano i coglioni, prima lo blasto e poi lo permabanno. Perché Ok. la gente no, ha questa concezione che siccome io non lo so, adesso ho un pubblico abbastanza ampio, abbia la fama, devo
debba sorbirmi i loro insulti senza poter controbattere. Eh no, non funziona così. Magari qualcun altro si fa scivolare addosso, per carità, non è che mi intacchi, cioè ho quei 2-3 secondi di rabbia, ti massacro di insulti, però lo faccio. Però ti insulto, Beck, perché scusami, cosa vuol dire che tu puoi farlo e io no? Solo perché io ho gente che mi segue, no, non funziona così, almeno sul mio canale e con la mia community. Non ho alcun problema a insultare chi sbaglia, a insultare... Se uno mi viene a fare una critica costruttiva, beh, l'accetto. Ma se tu mi vieni a dire sei un fallito, non sei degno di fare questo mestiere, ma tu che cazzo sei per dire una roba del genere? Oggettivo e fattuale, mi verrebbe anche da aggiungere. Scusa. Però se c'è una cosa che apprezzo del tuo personaggio, tra virgolette, sempre un virgolettato, guarda, virgolettato, pizza kebab, certo. Siamo giornalisti, apriamo e chiudiamo le virgolette. Via. E così. Sì. Tu sei uno che, come dicevi, cioè, non ti trattieni. No. C'è molto politically correct su Twitch e su YouTube, ecco, sì. A volte c'è un po' la paura di esporsi troppo, di dire la cosa sbagliata, di non dire quello che si pensa. Tu invece, cioè, proprio non ti regoli a volte, che è una cosa positiva perché sei molto trasparente, però magari anche dei lati negativi a volte. Non so se ci sono mai state ripercussioni per la tua spigliatezza, ecco, diciamola così. Sì, sì, sì. No, ripercussioni gravi, no, tipo, che cazzo ne so, querele, denunce, non me ne sono mai arrivate, fortunatamente. Perché più che altro non, cioè, se insulto, se devo insultare un collega o una cosa del genere, insulto il personaggio o quello che fa, non insulto la persona. Che da persona, sì, può fregarmene relativamente poco, dato che sto analizzando quello che crea sul web. Cioè, ci sta, ci può stare. È sempre giusto dividere la persona, sì, dal personaggio. Sì, ecco. Sì, sì. Poi se ti scappa il figlio di puttana, là, è un po' più, no? Un po' più personale. Virgolettato, sì. Virgolettato anche quello. Sì, dai, sì. No, guarda, più che altro... Ultimamente, date i cambiamenti delle toss di Twitch, alcune cose non andrebbero più dette, eccetera, eccetera, purtroppo, se voglio sopravvivere in questo ambiente, devo darmi una regolata anch'io, e piano piano me la sto dando, e lo sto notando, mi sto dando una grande calmata, purtroppo, perché a me piacerebbe essere più libero. Ipotizzi l'esistenza, magari un giorno, di un Masseo family friendly? Spero di no. Okay. Questo, arrivare così tanto, no. Mm-hmm. Arrivare così tanto, no. Nel momento in cui ci sarà qualcosa contro le bestemmie, cosa che ancora non c'è fortunatamente, allora sarà un big problem, perché è il mio modo di esprimere, cioè è il modo con cui mi esprimo, ma sia... Lo è stato in adolescenza, mi è rimasto e cosa devo farci? Niente, lo è stato in adolescenza, poi crescendo in un ambiente che è con mio nonno che ogni 2x3 ne tira uno, eccetera, eccetera, assorbi come una spugna, soprattutto da bambino, cosa devi fare? Magari sì, è una brutta abitudine, per carità del Signore, però poco importa, perché... È una visione differente la blasfemia, da dove vengo io, ognuno ha può interpretarla come vuole. A me, io non ci do l'offesa diretta a Dio, non me ne frega un cazzo, è proprio come dire cazzo, vaffanculo, che cazzo ne so, parola camaleontica adattabile in qualsiasi tipologia di frase, ecco. Sì, come rafforzativo anche. È un'allegoria, allegoria. Una similitudine, una metafora. Sì, anche sì, sì, sì. Però ecco, se ti posso dire la mia, quello che penso sull'argomento, che è trito e ritrito delle bestemmie che adesso è uscito mentre parlavamo. Io non ci faccio molto caso, ecco. Mi dà un po' fastidio magari, non la bestemmia, però quando viene calcato un po' troppo, quando si gioca solamente... Su quello, ecco, perché ci sono dei canali o dei video in cui magari... Ti dico la verità, sarà capitato anche a te di non regolarti un po' sotto questo punto di vista. Quindi magari alla lunga può essere un po' noioso. Ecco, poi il rage, il tuo personaggio, ci sta, ecco.
ci sta andare sopra le righe. La cosa giusta è non farlo troppo, è rimanere un po' nel mezzo, ecco, cosa che tu comunque fai, perché in realtà il tuo personaggio, dico personaggio però non so se alla fine è Edoardo e il Masseo sono la stessa persona. Sì, più o meno sì, si vanno a fondere. Ok. E in realtà il Masseo è un'entità abbastanza bipolare, no? Perché se da una parte ci sono i classici momenti che ti hanno reso un po' famoso, che sono quelli delle incazzature, ci sono dei momenti in cui sei anche una persona normale, tranquillissima e molto piacevole, ecco, durante Just Chatting sì, o sì, sì. I format che fai. Quindi è molto interessante anche questa specie di binomio che c'è in quello che fai. Se da una parte sei il figlio di Satana, dall'altra sei tipo l'angioletto che scende dal paradiso, ecco. Okay. Quindi ci sta che molte persone trovino interessante questo tuo aspetto. Tu che ne pensi? Sei al corrente di questo tuo grave No, problema sì, mentale di doppia assolutamente al personalità? corrente di questo Ok. problemino. Nel senso che, vabbè, ma lì cioè, nasce tutto dal videogioco in sé. Cioè, è là in cui il momento in cui non riesco a controllarmi è proprio quando gioco ai videogiochi. Non riesco a darmi, soprattutto perché ho sta indole che non so perdere, non so perdere, e in più in un gioco come FIFA, dove non solo le tue abilità a volte vengono annullate perché decide il gioco per te, no? E ci sono i bug, ci sono gli script, ci sono i glitch, quindi gli errori non sono 100% miei, ma ci si mette anche il computer e la risca poccio. Perché se non ho la completa colpa mi girano i coglioni in una maniera allucinante. E là Sì. sbrocco e non ho più il controllo. Però questa cosa qui, che se ne dica, io ce l'ho da quando ero un bambino. Cioè, vecchio, con i trenini del cazzo, con le batterie, quando si scaricava la batteria, non sapevo che cazzo fosse la batteria a 2-3 anni. Quando E si li scaricava la spaccavi per batteria, terra, eh. non andava più il trenino, prendevo il trenino e lo scaraventavo per terra incazzato come una bestia. Stessa cosa per i videogiochi. I videogiochi sono arrivati tardi, ok, nella mia vita, nel senso che se videogiocavo andavo dal vicino di casa oppure da altri miei amici, perché non avevamo le console in casa. Erano assolutamente vietate dai miei genitori. Addirittura, Eh sì. posso chiederti se ne vuoi parlare, che rapporto hai con i tuoi? E No, sempre come stato si... un bel rapporto, sempre stato un bel rapporto, mi hanno sempre dato tanta libertà. Solo che in infanzia, appunto, in quanto a, non lo so, non potevo vedere alcuni cartoni animati, come può essere Pokémon, perché ritenuti troppo violenti, ad esempio. Non potevo videogiocare, perché appunto, qua c'è l'aneddoto, quando regalarono, io ho una sorella più grande, a mia sorella un Game Boy Advance, non mi ricordo neanche l'anno. Game Boy Advance appena uscito, non so l'uscita del Game Boy Advance. Vabbè, c'era Super Mario, avevamo tipo mezz'ora di tempo a testa al giorno per giocarci, io sbroccavo. Ma sbroccavo di brutto, sbroccavo, piangevo, scalpitavo, urlavo. Ma avevo, cioè, avevo, quanti cazzo di anni avevo? 8, 9 anni. È sempre stato un rapporto molto travagliato con il videogioco in sé. Solo che l'ho portato al pubblico, capito? Ho capito, ho capito. Magari momento filosofia e psicologia spicciola. Sì. Se tu reprimi e non permetti magari a tuo figlio di giocare al Game Boy, questo non fa altro che farsi accrescere una rabbia interiore che un giorno la porterà a diventare il Masseo. Ecco, fate vedere i Pokémon ai vostri Potrebbe, bambini. attenzione, fate giocare i vostri bambini, perché sennò potrebbero Oppure diventare brutte persone. potrebbero raggiungere 1 milione di followers a destra e quello sinistra. Senti, parlando di genitori, c'era una cosa molto bella che mi è venuta in mente. Io, il personaggio del Masseo ti ha sicuramente portato a scontrarti con persone di dubbio gusto molte volte. E mi ricordo questa occasione in cui
il genitore di un bambino ti scrisse, non so se su Instagram, su YouTube, via mail, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, ok. Ti scrisse, egregio Edoardo, per favore smetti di bestemmiare, perché trovo incredibile come lei, col pubblico che ha, riesca a dire certe cose senza farsi troppi problemi, ecco. Come hai vissuto quel momento? Ma, ridendo, perché sono veramente barzellette. Intanto col pubblico che ha, mi scrisse, no? Come se lui avesse dati demografici sotto mano per dire: guarda, il tuo pubblico è composto solo da tredicenni. Ah no, cioè, più del 60% del mio pubblico è composto da persone che vanno dai 18 ai 30 anni. Lì, poi magari siano... flexiamoli questi segmenti di clientela. No, per carità, no. Beh, è giusto, È giusto, sì. Perché la gente pensa, lui urla, scalpita, bestemmia, magari interessa solo ai ragazzini. Però, la fetta più grande del mio pubblico, magari... sono date fake, anche, però non penso che tutte siano date fake, E quindi mi ha fatto un po' sorridere, perché sempre sta diatriba, no? È colpa del content creator, è colpa del social network, è colpa di... no, è colpa del genitore che dà a un bambino, ragazzino, il telefono in mano, un mezzo internet che a livello attuale è... devastante se lo sai usare. Puoi trovare di tutto, puoi trovare il masseo che bestemmia, ma puoi trovare anche il gore, gente che si ammazza, si decapita. Attenzione, può trovare cose ben peggiori che un ragazzo che bestemmia. E invece no, gli diamo a una età che non è consona, manco lo sapete usare voi che avete 50 anni, o sa usare un bambino di 10 anni propriamente l'internet? Non lo so neanche io usare propriamente l'internet a livello attuale. Quindi mi fa sempre un po' ridere, no? Che scarichino le loro responsabilità sui creator, sì. Oppure sui social network. Non dai il telefono in mano, lo mandi al parco a giocare, come... no, sembra un discorso da boomer, però così. No, però, però è vero, ecco, è uno dei motivi... Questa è un'opinione molto alla Zeb 89, opinioni forti su pizza kebab. Però, ad esempio, per me, sì. Per figliare... per diventare mamma e papà bisognerebbe dare superare una specie di test psicologico, certo, che ti faccia capire il fatto che non si fa il genitore dando il tablet in mano al figlio e lasciandolo scorrazzare a destra e a sinistra sull'internet e poi dare la colpa. Salutiamo Gabbo, dice, sempre invitato a pizza kebab, no, a pizza kebab, a parlare scherza, di amore, Gabriele, sì, si ride, si scherza, sì, dai, assolutamente, dai, diciamone un'altra, fanculo anche al podcast di Ron e Dredd, dai, così siamo pari, uno a uno. Sì, non si fa il genitore dando il tablet in mano al figlio e poi è colpa dell'internet, no, è colpa tua che non ti interessi di quello che fa sull'internet tuo figlio, esatto. E se non riesci a capire questa cosa, secondo me tu non dovresti essere messo in condizione di generare la vita, perché così non fai altro che crescere un altro caso sociale come te. Adesso sono molto diretto, però più o meno il discorso è quello. Cioè, infatti, se io dovessi mai diventare genitore... sarebbe una scelta che prenderei dopo averci speso tantissimo tempo giustamente anche, no? Sì, perché non... molte persone ho l'impressione che diventino genitori così perché arrivi a 25-30 anni e ti e manca quello nella standard, vita, no? Però non sì, è, lo non fanno è così. Con leggerezza alcune lo fanno con leggerezza, sbagliando anche molte volte. Vabbè, cosa tu fare? Mi sembri una persona che la pensa abbastanza come a me. Ecco. No, io sono d'accordissimo. Non hai bisogno di raggiungere questi tappe fondamentali della vita, che sono ragazza. Matrimonio, così, no? Matrimonio come... assolutamente no. Ma appunto, mi sembri una persona, tra virgolette, sempre un virgolettato, citazione Indro Montanelli, salutiamo... E un po' solitario, ecco, sei un po'... odi un po' tutti, diciamo. Sei un po'... Capita, sì, capita di avere quei periodi di
reclusione totale. Ah, questi. La quarantena non è per me almeno, e anche per tanti altri colleghi, immagino, non è stato un peso, nel senso che siamo abituati a stare per i cazzi nostri in camera, a nerdare o a fare altro. Cioè, il mondo esterno l'ho visto poco, ecco, se così. L'ho vissuto, per carità, adolescenza soprattutto, perché prima sì, no, ma prima sì, ero un ragazzo abbastanza solitario. Cioè, io ho fatto delle scuole elementari, asilo, medie, direttamente a mezz'ora da casa mia di strada, no? Ok. Quindi le facevi amicizie... fatica a tenerle, le amicizie. Capito, oh. erano lontane, quindi io non ho avuto una compagnia di bambini, ragazzi, all'interno del mio paese, capito? Quindi stavo a casa, l'unico con cui giocavo era il mio vicino di casa, appunto, che... vabbè, era il mio vicino di casa. Però per il resto, nelle zone in cui vivevo, non avevo... Avevo lui come amico, gli altri erano sparsi un po' per... le altre grandi città venete, ecco. E ma poi, fino al liceo non avevo grandissime amicizie, no, vicine, non ce le avevo. Cioè, poi dal liceo in poi ho cominciato a, no, più che altro con il trasferimento in Svizzera. Però poi hai fatto un sacco di trasferimenti, tra l'altro, quindi no, ho fatto sì un paio, sì due grandi trasferimenti, e quello in Svizzera, e poi ho fatto un periodo a Londra e basta. Però a Londra è stato molto più facile, perché appunto c'erano tanti miei amici svizzeri che facevano la, si chiama il foundation year, l'anno pre-universitario, che ti prepara all'università inglese, capito? Ok. Sì. Ma tu, quando sei andato in Inghilterra, sì, così quando scriveremo la pagina Wikipedia di Edoardo Almasseo, potremmo scrivere qualche trafiletto in più in questo periodo inglese. Pizza, kebab, fonte. Il Masseo, durante un episodio di Pizza Kebab con Yoman, ha parlato del suo periodo londinese. Londinese. Ricordando gli anni della gioventù spensierata. Perché sei andato a Londra? Per fare il solito anno, la solita esperienza di lavoro, sì, di vita, ok. Un compromesso. Più che altro. Patteggiato letteralmente, no, non scherzare, con mio padre, ho patteggiato, perché allora facevo il cameriere, mi stava sul cazzo la vita che facevo, era faticoso, veramente faticoso, una rottura di coglioni, in più la gente nel posto in cui lavoravo non era così tanto... No, rispettosa, ce n'erano, per carità, ma anche tanti che ti trattavano con sdegno. Ok. E ho lavorato un bel po' di tempo lì, e alla fine ho detto, guarda, io a mio padre, io mi sono licenziato senza dirti nulla, troviamo un accordo, io torno a studiare, vado a Londra, studio, e basta. Questo è stato l'accordo. Abbiamo pattuito così, e nel periodo londinese ho iniziato trasversalmente a fare video su YouTube. Tu hai iniziato molto tardi, ho quindi... iniziato nel ottobre 2016. Ok, quindi tu sei del 94, sì, giusto? Quindi sì, a 22 anni. Che è tardissimo, 21. Comunque. 21-22. Che è tardissimo per gli standard di adesso. Se vedi, sì, ci sono ragazzini su TikTok che... Lasciamo stare che TikTok è una piattaforma a parte, adesso non voglio divagare. TikTok, però... è proprio un altro mondo. Cioè, se su TikTok, possiamo fare un esempio trasversale, a 1 milione di follower su TikTok corrispondono, non lo so, forse 100.000, ma un po' di meno. Sì, YouTube. Sì, è vero. È un pubblico veramente diverso. Sì. Più volatile di quelli del collegio. Ancora, ecco, di più, ancora di più. Volatilissimo, devo dire. Vabbè, tu quindi eri a Londra, sei, sì, andato lì per studiare, ma in realtà hai iniziato la tua carriera... Sì, da YouTuber. Da YouTuber. Ma completamente a caso, per ridere proprio, l'ho iniziata proprio a caso. E poi è diventata quella che è diventata, per carità, e... Devo dire che è stata una grande botta di culo.
Perché se no sarei finito di nuovo a fare il cameriere. Cosa che probabilmente non sarebbe finita bene. Beh, sicuramente sarebbe stata una vita molto, molto diversa, credo. Assolutamente, che, assolutamente. A molti dei ragazzi che conosco anch'io, e che conosci anche tu, il fatto di diventare popolari su internet è stato un'ancora di salvezza per molte cose, ecco. Sì. Cioè, parlava appunto col maestro nell'ultimo episodio di Pizza Kebab. Lui ha sempre avuto questa cosa di andarsene da Bari, quindi avrebbe combinato senz'altro qualcosa di diverso nella sua vita. Però se non ci fosse stata la popolarità di YouTube, avrebbe vissuto un'esistenza molto, molto diversa. È molto difficile, anche se ne abbiamo parlato, sì. Mm. Sì. E come è iniziata sta roba di YouTube? E poi soprattutto, quando hai capito che effettivamente potevi cavarci un ragno dal buco? Perché partendo dal niente, come hai fatto tu, come si fa? Ecco, questa è una domanda un po' generica, però cioè, è sempre interessante capire le origini del personaggio, ecco, sì. Perché tu non avevi conoscenze. No. Probabilmente il momento più alto della tua vita fino ad allora è stato quando sei andato a festeggiare la vittoria dell'Leicester con calciatori brutti. Ah, ma poi io ti devo chiedere una cosa. Sì. Questa è una cosa che veramente ti voglio chiedere. E nella partita degli europei del 2016, Italia-Spagna, sì. Eri tu Gesù Cristo? Ero io, sì. Eri tu? Fra, ti giuro, io ho sempre avuto questo dubbio. Ero io. Grazie, mai tolto un dubbio della mia vita. Mi sono fatto qualche partita. Era Italia-Spagna, era la finale anche ho visto, Portogallo-Francia. Ma tu sai che c'è l'inquadratura famosa di Sky sulla tua faccia? No, questa non lo sapevo. Io mi ricordo che ti hanno inquadrato proprio e tu a braccia aperte su Sky. E adesso magari la cerco, dopo te la mando. Forse ho capito, c'è una foto. Sì, c'è una foto, un'inquadratura, insomma. Ho capito. Vabbè, insomma, sì, ma quindi... poi il bello è che tutti i tifosi italiani venivano là, facevamo i cori, era devastante, io non conoscevo un cazzo di nessuno, e facevamo un macello. Mi ricordo sto gruppo di napoletani è arrivato, oh, Gesù Cristo, e cominciavano a fare devastanti, bellissimi. No, divertente, è stata un'esperienza anche quella. Un saluto ai sempre simpatici, autoironici napoletani che seguono anche Pizza Kebab nel tempo libero. Assolutamente, speriamo di sì, dai. Le origini del Masseo dal punto origini di vista del di Masseo. YouTube. Dal punto di vista di YouTube. È una domanda sempre difficile da rispondere, perché... No, in realtà è molto chiaro, l'ho parlato tante volte. Guardavo video su YouTube da anni. Letteralmente da anni guardavo Me la godo, guardavo anche altri youtuber internazionali, come poteva essere soprattutto KSI. Tutti abbiamo visto KSI. Sì, mi faceva volare PewDiePie, eccetera eccetera, altri adesso che non mi ricordo neanche più i nomi. E niente, ho detto bah, letteralmente il pensiero, intanto quello che faccio oggi lo facevo all'epoca con i miei amici in gruppo, urlare, incazzarmi per niente. Quindi mi dicevano ci fai volare, ci fai ridere, provaci. Quindi sono stato spinto anche trasversalmente, però già avevo in testa, ma lo fanno anche loro, lo faccio anch'io, vediamo come va sti cazzi. E ci ho provato. Primi 6 mesi di vita su YouTube non mi si inculava nessuno. Guarda, l'unico contatto che ho avuto importante in quel periodo è stato con Spawn. Ah, però. Degli Ainub, che mi diede dei consigli, utili. E mi diceva sempre, sì, mi fanno molto ridere i tuoi video di qua e di là, e mi dava questi consigli qua. Mm-hmm. E poi arrivò questo mio amico che mi disse, guarda Edo, c'è la possibilità di... utilizzare uno strumento che si chiama Google AdWords e per mettere in evidenza con un trailer il tuo canale. Ho detto vabbè, proviamoci, che cazzo ce ne frega, per il meme si fa tutto.
Quindi ho fatto un trailer di 30 secondi in cui raccoglievo le clip più esuberanti del canale. C'ho un sub, grazie 31ZXXX per il Prime. Saluta. Benvenuto off stream. Abbiamo fatto sarai 30, salutato 31. In pizza sì, kebab, sì. Incredibile. Vabbè, vabbè, quindi hai fatto un investimento, pubblicitario, ecco. Pubblicitario, sì sì sì. E in poco meno di una settimana ho raggiunto i 10.000 iscritti su YouTube. Ok. E poi da lì ho capito, ho avuto il click, qua potrebbe diventare qualcosa di grosso. Se non ti posso chiedere, sì. Quant'è l'investimento iniziale con Google AdSense? Cioè, a me è andata molto bene di lusso, Hai investito il minimo e hai ottenuto il massimo? No, beh, il minimo no, erano abbastanza risparmi della mia attività da cameriere, erano un 2.000 euro se non erro. This Dicks? Eh sì. Ok, beh, quindi cioè, però è stato comunque c'è stato un riscontro. Una bella scommessa. Sì, è stata una scommessa, letteralmente è stata una scommessa. E mi sembra che l'avessi già raccontato, sì, da qualche parte. Da Muschio, cosa... mi pare, però okay. Non così specifico. Beh, grazie per aver approfondito qui con noi a Pizza Kebab. Ecco. Nessun problema. E noi su Pizza Kebab ci piace anche fare un po' di psicologia. Psicologia, sì. E dal punto di vista personale, invece, quali problemi mentali ti portano a raggiungere la forma finale del masseo? Ecco, cioè... E la solita compagnia di amici con cui ci si influenza a vicenda con l'umorismo, i trasferimenti, un'infanzia un po' con non molto sociale, con pochi amici, come si crea il masseo? Sì, no, l'infanzia in realtà non è stata dura per un cazzo, no, mio padre non ci ha fatto mai mancare un cavolo. E quindi direi che non era l'infanzia il problema, è stato proprio o una base economica, perché lui si è sempre fatto il culo per la famiglia, quindi non c'è letteralmente mai mancato nulla. E più che altro l'adolescenza è stata un po' travagliata, il cambiamento da un metodo scolastico completamente differente da un metodo pubblico, perché ho fatto una scuola strana, lasciamo stare. E quindi il trauma di riadattare il metodo di studio in prima superiore, il non avere amici durante alcuni anni del liceo, ma non che ero o fossi bullizzato, assolutamente no, era proprio un presente il ragazzo quello nell'angolino che non viene considerato. Ti facevi i cazzi tuoi, ecco, sì. Mi facevo i cazzi miei e mi lasciavano stare, ecco, così. E invece con il trasferimento in Svizzera non lo so cosa sia successo, mi sono fatto una domanda molto semplice, ho detto: vuoi rimanere quello che sei, ignorato eccetera eccetera, oppure tanto in Svizzera nessuno ti conosce, nessuno sa come sei fatto, puoi cambiare? E da lì probabilmente è scattata quella cosa che mi ha fatto diventare anche masseo, no? E non solo Edoardo. Sì, sì. Probabilmente il cambio in Svizzera è stato fondamentale per questa cosa. A quanti anni sei andato in Svizzera? 15-16 anni. Ok. Ormai sono 10 anni quasi. Minchia. Sì. Pensavo di meno, sai, in realtà. 2011. Beh, sei più svizzero che italiano. Praticamente... Facciamo un po' di politica. Politica. Sì, in quali aspetti la Svizzera è meglio dell'Italia, secondo te? Sai che non so un cazzo di ste robe. Dal punto di vista relazionale e sociale mi sembrano molto più freddi e distaccati, sì, comunque. Sì. Ma le guarda, relazioni umane... Adesso non vorrei dire una stronzata perché non l'ho mai studiato ste robe. Però mi pare che ogni cantone abbia la possibilità di gestire... i vari paesini, ovvero i feudi. La regione si gestisce, okay? E poi ci sono 7 consiglieri eletti, non mi ricordo come, devo studiarle queste cose perché devo prendere il secondo passaporto. Quando le avrò studiate magari ti farò sapere meglio la questione, okay, sul canale Masseo Svizzera. Masseo Masseo.ch. Punzeha.
So perché appunto CH è il dominio svizzero, giocando, essendo campione mondiale di GeoGuessr, sono cose che campione mondiale ho imparato. No, campione mondiale no, però sono abbastanza skillato su quel gioco. Ecco, è un problema se il tuo main del stream è GeoGuessr, ecco, io rivaluterei i miei contenuti. Io ho visto alcuni streamer con GeoGuessr che vanno forte. Sì, sì, ma è... è esploso, sì, è un bel contenuto, ma poi è esploso recentemente, c'era dal 2016, mi ricordo che un mio amico me l'aveva linkato in quel periodo, però è esploso recentemente, ho visto che Fedez e Luis ci stavano giocando qualche mese fa, ecco. Uh-huh. E visto che tu sei un amichetto stretto di Fedez, io l'ho sempre conosciuto... Di Fedez, conoscente di Fedez, conoscente, amico stretto, non è che lo sento ogni giorno, per no, dire. No, vabbè, un virgolettato, su pizza kebab, cioè non bisogna prendere niente troppo seriamente troppo alla lettera. Via, via. E, io lo conoscevo solamente attraverso le canzoni, no? E la sua carriera artistica. Sì, io manco e io lo quello. Vedo... no, beh, ci sta. E, non mi stava molto simpatico, ecco, ovviamente, non era un genere di musica che ascoltavo. Ho capito. E però con le live ultimamente l'ho rivalutato molto da quando si è lanciato nel mondo del web, un po' con Muschio Selvaggio, un po' con Twitch e queste cose. Peggio o meglio? Meglio, in meglio, perché ha fatto uscire un po' più la sua personalità. Sua persona. È quello che viene fuori dalle stream. Però mi sembra una persona molto annoiata in realtà, perché è una persona che ha tutto, ha raggiunto l'apice del successo, della popolarità e adesso si è messo a fare Twitch per ridere, ecco. È la stessa impressione che hai avuto tu. No, sì, sì, ma probabilmente è così, eh. Probabilmente è così. Arriva a quei livelli e non sai più... Sei talmente annoiato che non sai cosa fare. Ma non è una cosa negativa, secondo me, anzi positiva. Nel senso, ti butti su cose nuove per stimolarti, ma ci sta, cazzo. Lo farei anch'io. Cioè, se avessi una stabilità economica tale da potermi permettere di magari viaggiare, vedere cose... Adesso purtroppo non si può. Però fare cose nuove, esperienze nuove, imparare qualcosa di nuovo, lo farei subito. Perché, parlandoci chiaro, lo streaming ti impedisce... Allora, se vuoi avere... una base stabile economica e uno stipendio abbastanza, no, uguali di mese in mese, ecco, definiamolo in questi termini, ti succhia la vita. Ti succhia la vita perché su Twitch devi stare costantemente attaccato ogni giorno della tua vita, se ne va o il pomeriggio o la mattina o la sera, quindi, cioè... Se tu volessi andare a farti, che ne so, una settimana di vacanza, certo puoi, assolutamente, però devi essere consapevole che andrai a perdere parte del tuo pubblico. Assolutamente. A meno che tu in vacanza non vai a streamare, però in vacanza non è che abbia tanta voglia di streamare, si chiama vacanza per un motivo, capisci? Se tu te ne vai per una settimana, anche uno come te, come Power, così, sì, perde effettivamente una gran fetta del suo pubblico, dici? Sì. Oh, no, magari inizialmente, al ritorno, perde dei sub, perde le cose che si recuperano, per carità del Signore. Però io l'ho fatto quest'anno dopo 3 anni. Mi sono preso 11 giorni di vacanza, no, anche di più, perché ho fatto sia Sardegna che Corsica. Mm-hmm. Quindi ho fatto... ma erano 3 anni che non andavo in vacanza. 3 anni, costantemente, ogni giorno, boom, boom, boom. Dopo un po' ti parte il boia in testa. E c'è voluto, devo ammettere che una bella vacanza rilassante ci vuole ogni tanto, assolutamente. Come se... perché lo sottovalutano sto cazzo di lavoro. Lo sottovalutano, la gente pensa che tu possa, no, campare con 3-4 ore di live al giorno, invece no. Cioè, sì, assolutamente sì, se hai dei bei numeri. Però, ci devi stare attaccato, ti ciuccia la vita, punto stop. Questo è... E più, gente che rompe i coglioni, gente che insulta, cosa sì, che può aumentare lo stress.
È vero, è una cosa molto stressante. Ci vuole molta, molta forza mentale. Sì, testa, ci vuole testa. E sì, ti dico, io ho iniziato da poco a fare le mie stronzate così su Twitch. All'inizio pensavo, vabbè, ma un lavoro che fai da camera tua, cioè, voglio dire, io sono andato anche a lavorare veramente facendo i turni alla mattina, alla notte, così, quindi... Ho visto com'è il lavoro vero, com'è lo stress vero, la rottura di coglioni vera e propria, come funziona. Però non è così semplice come me lo immaginavo. Ma, neanche io. Andare in live così. Ma anche YouTube ai tempi. Dover organizzare... Poi facevo video di gruppo sulle campagne, quindi... Cioè, lì già organizzare tutte quelle persone... Organizzare con i fiori non è mai facile. No, assolutamente. C'è una disorganizzazione tra di noi che è devastante. Assolutamente. Ma vedo che comunque anche adesso che... Sì, sì, non è cambiato un cazzo. Avete raggiunto numeri importanti, siete icone... Icone della gioventù. Comunque siete i soliti scappati di casa. È proprio quello il bello, siamo rimasti quelli che eravamo. Non è cambiato Young, una wild and free. Sì. E vabbè, sì, è un lavoro che... richiede tanta tanta solidità mentale, ecco, perché anche solo gestire i commenti, gli insulti che ogni tanto arrivano, non è da tutti, ci sono delle persone che potrebbero essere colpite. Non sarebbero in grado, no? Sì, ci sono, sì. Ma neanche io ero in grado, col tempo ho imparato anche lì, col tempo. Comunque, lavoro normale e streaming, o YouTube, o che cazzo ne so, sul web... attività sul web, sono due fatiche differenti, ho due stress differenti, uno è fisico, l'altro è mentale, e so cazzi, ho letteralmente cazzi. No, è e vero. Non te l'aspetti. E non te l'aspetti, sì, non lo capisci. Finché non lo provi, non bravo, puoi. Bravo. Infatti io avendo provato, e anche tu, avendo provato entrambi i lati, a volte dico, ma forse sarebbe meglio faticare fisicamente che mentalmente. Non lo so, non lo so. Dipende, ecco. Sì. Dipende dal periodo, dipende. Sì. Per me. Per me dipende dal periodo. Ci sono molti lati positivi e negativi, ecco. Magari i lati negativi sono quelli che abbiamo elencato fino adesso, cioè che è un lavoro che ti occupa la vita... per magari tutto il pomeriggio, tutta la sera, come dicevi tu, quando vai in stream, ma che non ti lascia mai libero 24/7, perché comunque la tua mente è sempre pronta a pensare cosa faccio magari la prossima volta, cosa e se succede questo, posso fare la partnership con quegli altri, cioè insomma sei sempre col pensiero rivolto al tuo lavoro, ecco, però cioè in questo momento... tu finiamo pizza kebab, tu vai in live, esatto, e sei a 10 metri dal letto di casa tua più o meno, quindi sì, esatto, sì, ci sì. Sono tante cose che non entrano in gioco, esatto. Sì, ecco, poi il fatto che ti autogestisci, non devi rapportarti con altre persone, cioè non hai dei colleghi che ti stanno sul cazzo, le persone con cui streamare le scegli tu, quindi assolutamente. Però è comunque è più il tempo passa, lo dicevamo anche col maestro l'ultima volta, più il tempo passa, più diventa un lavoro vero. Ecco. Ma certo. In realtà, tra 10 anni, di Gabbo di Squared, ce ne saranno una cinquantina, credo. Non so, molti di più anche, probabilmente. Probabilmente. Che hanno un bambino, una famiglia, basata tutta sugli introiti che provengono da Twitch e YouTube, ecco. Quindi dei bambini con il padre influencer, ce ne saranno molti di più, ecco. Sì, probabilmente sì. Quando facciamo un figlio, Massetto. Da mettere sui social. Sì. Tu sei uno che valuta molto la privacy, mi sembra di capire. Sì, non, sì. Si sa il tuo nome, io so che... Sì, sì. Io lo so, però tu non l'hai mai detto. Per non sei due anni non si è saputo il mio nome. Mm-hmm. Per 2 anni non si è saputo. Il zorro di Twitch. Lo zorro di Twitch, esatto. Poi sì, ho cominciato un po' a dare qualche spiraglio e però non ci sa ancora poco sulla mia vita privata, si sa un cazzo niente. Tant'è che ho rifiutato, mi sembra che fosse Repubblica, voleva fare un servizio, venire qua in casa, vedere la giornata tipo
Il Masseo. È una delle cose più invadenti del mondo. Hai capito? Io... No, cioè, no. Quando mi hanno detto, sì, noi no. veniamo, prendiamo, facciamo foto a casa tua, cosa fai? No, ho detto, no, guardate, casa mia non... Con tutto il bene, ma non voglio che facciate foto dentro casa mia, mi darebbe fastidio, quindi ho detto, no, guardate, con tutto il bene, ciao, arrivederci. E poi hai fatto super bene, perché un giornale come La Repubblica, con tutto il rispetto, non credo che abbia le competenze per... Non mi ricordo se fosse Repubblica, Libera, era un giornale abbastanza importante. Saluta Vittorio Feltri. Non credo che abbiano comunque le competenze per fare un bel servizio su quello che fai, ecco, perché proprio sono mondi diversi, abbastanza, ecco, sì, e secondo me meno ti intrecci con i media classici meglio è, ecco, perché ogni volta che sento giornali, televisioni parlare del web, insomma, non fanno altro che gettare fango sulle persone che vengono dall'internet, sì. Ecco, vabbè che, sì. Cioè, prendere seriamente i servizi di Striscia la Notizia nel 2021... Allora. Quello che dicevo è, ne ho visto uno, non so, qualche mese fa. Ma vecchio, fanno le... Cioè, loro prendono le compilation di Fail Army e le mettono su Striscia. Da YouTube. E ci fanno, è vero? Sì, ci fanno un trafiletto di non so quanti minuti con delle compilation di Fail Army. Cioè, porco Dio! E lì il copyright secondo te come funziona? Perché non se lo tu so. Scarichi un ma video di Fail Army... Come fa Fail Army a sapere che c'è un programma in Italia che si chiama Striscia la Notizia che gli fributa il contenuto? Cioè, allucinante. Spoiler, il Gabibbo è il gestore di Fail Army. E tutti, e tutti i diritti... Zio Gregio è il montatore, che cazzo vuol dire? Iacchetti è lo stagista di stagista Fail Army. Robe. Saluto a Ezio. Saluto e a Hunzinger. Saluto alla compagine di Striscia. No, comunque hai fatto bene a rifiutare quella cosa, perché... No, sì. Cioè, zero, veramente zero. E poi è una grossa invasione della privacy, della tua privacy, non mi va bene. Sì, sì. Non e, mi va a livello di vita personale, se c'è qualcosa che vuoi spoilerare, così... Quando è che il personaggio del Masseo è diventato troppo ingombrante per Edoardo? Ci sono stati dei casi un po' borderline? Sì, vabbè, quando giro... Quando vado in giro e la sera soprattutto mi capita di avere dei fan un po' ubriachi. Ho già capito. Per strada, sono... per vicino ai bar, queste robe qua, mi vedono magari esaltati, cominciano a urlare, porconeggiare davanti a... Come se non ci fosse nessuno intorno, no? E cominciano a bestemmiare. Io sto qua, quattro mura, bello, da solo... I riporchi, eccetera, eccetera. Ma sono da solo, che sbo. Sti qua, in mezzo a gente, boom! Porco de Dio! Masseo! Incredibile! Queste robe qua. Solite stronzate. Come che la vivi, sta cosa? È un po' disagiante, un po' di... Cioè, quando fanno così è veramente disagiante. T'arrivi là, dici, aspetta un attimo, facciamo con calma, parliamo come persone civili normali, dai. Oh, vaffanculo allora, porco Dio. Com'è che parlano, scusa? Quando sono ubriachi sbiascicano, vecchio. Sbiascicano di brutto. Vabbè, e sì, adesso se una persona è ubriaca, è ovvio che insomma, non ti puoi interfacciare più di tanto con una persona ubriaca. No, in realtà quindi... no, perché ci sono quegli ubriachi che sanno... No, sanno essere ubriachi. Sanno sì, essere vero, ubriachi, vero. Cioè chi lo sa fare, chi no. Lo sa essere chi no. Però ci sono magari tanti incontri con i fan che si limitano solamente alla foto, a Massimo mi fai un saluto e sì, basta, sì, così. Sì. Sì, sì, sì. Non c'è mai nessuno che ti chiede come stai. So che sembra no, una battuta, però se io... Sono pochi, per carità, però con alcuni sì, c'ho... Ha avuto il piacere di conversare e bere qualcosa insieme perché ci trovavamo lì. Sì, okay. Ciao, un grande, come va? Tutto bene? Ho visto che hai fatto questo, ho visto che hai fatto quell'altro. E poi parte lì il discorso, tu cosa ti occupi, di qua e di là e via. Solite cose basilari, no? Dell'interfacciarsi. E basta, sì, ti offro una birra, andiamo di qua, andiamo di là e basta. È stato un piacere, ciao, arrivederci, ti chiedono la foto, alcuni ti chiedono solo la foto, alcuni ti chiedono un saluto per un amico che non è lì con loro, eccetera, eccetera, ma cose, no, molto, molto chill.
Ci sono. Però ci sono anche gli scalmanati, capisci? Sì. Peccato che non ci sia le quote rosa. Ma non è vero, non dai, ci no, sono. No, sono poche, vecchio. Ma non è vero. Io, ma smettila. Sì, sono pochissime, sono pochissime. Adesso non ti vedo in webcam, però se stai dicendo queste cose senza la parrucca da pagliacci, insomma, sei una persona molto poco seria. Ma non è vero. Ultra popi, dici, no. Non è vero. No, quote rosa no, mi mancano ancora, mi mancano. Ti mancano perché credo tu sia come me, no? Nel senso non ne senti il bisogno, no? Alle volte il bisogno c'è. Ma è un bisogno, è vero, è assolutamente, è un bisogno naturale, però... Ma no, non naturale, proprio magari momenti di solitudine, no? Capisci? No, ma è assolutamente... Quanto bello sarebbe avere qui la compagnia, ecco. Ma è legit, eh? È legit. Top 5 pensieri legit top 5 nella storia dell'umanità. Top 5 pensieri legit anime, cioè, combat. Stare da solo non è sempre facile. No, non è sempre facile, cioè, quello assolutamente. Puoi essere forte finché vuoi, però... Prima o poi cedi. Sì, è vero. Però allo stesso tempo io non voglio incastrarmi in una relazione superflua, ecco. Ecco, no, quello no. Sì. Mi ragguaglio bene da dare possibilità alle persone in generale. E sotto questo aspetto, sì, anche è proprio una caratteristica mia. A quanto ho capito anche tua, stare ben attenti a chi diamo la possibilità, perché per quanto uno possa essere in buona fede c'è sempre quel ma non è che c'è un secondo fine, lo fa perché sono famoso, eccetera eccetera eccetera, c'è sempre quel dubbio, quel trust issue che incombe, purtroppo. No, è vero, ne parlavamo anche prima di iniziare il podcast delle gold digger, ecco. Che... Per essere più espliciti, no? Sì. Però, ovviamente... Esistono anche loro, certamente. Sì. Hai avuto qualche esperienza che si può raccontare senza entrare troppo nei dettagli, senza fare nomi e cognomi, perché no, esporre denuncia presso la questura... No, sto esagerando, scusa, no, ho esagerato no. Io. Beh sì, mi è capitato, sì, assolutamente mi è capitato. Mm. Mi è capitato, ma non te lo vengono a dire loro mai. Lo capisci, scopri sempre... No, ma o lo capisci o lo scopri sempre per vie traverse. E quando lo scopri per vie traverse, lo scopri una volta e capita con una persona, e capita con due, e capita con tre, quattro, cinque, allora... Cioè, proprio la fiducia va a farsi fottere, e sempre meno tendo a dare possibilità, soprattutto sui social. Ed è un concetto che non concepivo all'epoca. E dicevo, ma perché? È una banalità, perché le... persone famose sono poche quelle che hanno un compagno o una compagna che non è famosa. Perché le persone famose tendono a fidanzarsi, a uscire con altre persone famose e quando lo sono diventato ho fatto 2+2 e l'ho capito. Ma prima non ci arrivavo, ero stupido come la merda. E non ci ho mai pensato io, è una domanda che non mi sono mai posto. Io credo che comunque il segreto, magari per uno come te, ecco, se puoi sentire il mio consiglio, sarebbe quello di trovare una persona totalmente al di fuori di queste cose, ecco. Una persona con una vita normale. Sì, letteralmente. Che normale nel senso con un lavoro da ufficio, cazzo ne so, altre e cose. E magari non sapere neanche mainstream. Che cazzo faccio. È vero. O chi io sì. sia. E sì. È l'ottimale combo, È la combo perfetta. Perché finché ti conoscono attraverso l'internet o come
pari davanti alle altre persone, non so quanto possa sempre essere trasparente una relazione quando parte da questi presupposti. Non è facile trovare una persona così lontana dal proprio mondo, deve essere proprio un caso, ecco, adesso poi può capitare di tutto, non ti saprei dire. Però sì, io non credo che sarei mai in grado, ovviamente essendo anche uno, avendo un pubblico più limitato, il tuo è una cosa che non mi capita, però non credo di saper stare con una ragazza che mi conosce da YouTube o Twitch ed è una fan, tra virgolette, non lo so, è una cosa che... Sì, ho capito. Poi magari domani mi scrive una ragazza su Instagram, inizio a parlarci e della ragazza ci trovi della mia bene, vita, c'è intesa, però sì, così per non ti direi mai. Ti direi di no, ecco. E vabbè, è una cosa un po' strana sta cosa delle relazioni quando sei un influencer famoso, in è realtà... una roba che sì, è emersa negli ultimi tempi e basta, non ci avevo mai pensato prima. E, d'altronde, cioè, finché ho praticamente lasciato da parte tanti aspetti delle relazioni umane per quello che faccio. Cioè, in che senso, scusa? Mi sono concentrato tanto sulla carriera. Ah, sì. Assolutamente, sì. Mi sono concentrato così tanto che tante cose le ho lasciate lì. Lasciate un po', no, nel dimenticatoio. Perché immergendomi nel lavoro non ci penso o non ne sento neanche il bisogno, capito? No, ma... Ci sta, in realtà sei una persona molto indipendente, quindi... Credo che a livello di relazione, se capitasse alla persona giusta, saresti in grado di portare avanti qualcosa di molto a lungo termine, proprio perché il segreto è... Sembra una cazzata, non sembra un consiglio da posta del cuore, ma il segreto è riuscire a stare bene da soli ed essere una persona forte per conto proprio. Esattamente. Ecco. E quando tu raggiungi questo status di Super Saiyan della personalità... E riesci a dare il massimo all'interno di una relazione, ecco. Sì, quello sì. No, ma sono d'accordo. Sono completamente d'accordo. Cazzo. Molte relazioni, secondo me, sono fallimentari proprio perché c'è una persona forte e una persona più debole che si attacca troppo a quella forte, alla... sì. Un po' sanguisuga. Sì, tira giù l'altro e l'altro, perché la ama, perché la vuole bene, cerca di tirarla su, ma è un conflitto continuo, ecco. Poi, vabbè, le relazioni sono sempre molto particolari. Sì. Cioè, ognuno le vive a modo proprio, ognuno ha l'idea d'amore che ha. Ecco, parlando d'amore, Massè, e questo nuovo look a me intriga parecchio, ecco. Ma non c'hai paura di perdere i capelli a forza di tingerteli così? Sì, ma se dovesse capitare si va in Turchia e basta, fa un bel trapiantino e via. Anche a te escono le pubblicità su Instagram di... No. Fortunatamente no. Sono solo io allora. No. Allora guarda, a breve io devo andare a Istanbul. Ah sì? Dall'1 al 4, sì, con altri colleghi. Che vai a fare, Nasca, se si può dire? Luis, andiamo esattamente in una clinica in cui si occupano di trapianti di capelli. Io mi vado a fare una bella visita per il futuro, no? No. Sì, mi vado a fare una visita, mi faccio dire lo stato dei miei capelli, se in futuro potrei perderli, eccetera, eccetera. Invece Simone, sai che ha una cicatrice in fronte? Sì. Praticamente se la va a cancellare, questi cancellano anche le cicatrici. Non so come, con laser forse, non ne ho idea. Ma è tipo... Top 10 collaborazioni, sì, che non ti aspetti. Sì, cioè... top 10 collaborazioni unexpected. Cioè, top 10 email commerciali che non ti aspetti. No, ma infatti. Sono curioso di questa cosa, veramente. No, beh, fammi sapere perché anch'io... Ma sai che già in tanti, anche il mio stesso parrucchiere mi ha detto, gli avevo accennato di questa cosa e mi fa, guarda, io ho tagliato i capelli a uno che aveva fatto il trapianto in Turchia e mi fa... Ti dirò la verità, non sembrava un trapianto. Sembravano naturali, sembravano perfetti. È un risultato incredibile, diceva. Dammi, ci sentiamo magari tra un paio di settimane, così mi dai il numero di questa clinica, perché io
c'ho un po' l'attaccatura di capelli alla Vegeta, ecco. Ah, beh, ci sta, sì. Anch'io forse un po' alla Vegeta un ce l'ho. Il principe dei Saiyan, sì. mi piace sì. Così, io alle tipe dico, chi sei? Sono il principe dei Saiyan. Sì, il principe dei Saiyan. Perché sono stempiatissimo. Amasè, riding e scherzing, anche questa volta siamo riusciti a fare un'ora di chiacchiere, molto interessanti. E grazie per non esserti ricordato le domande che ti avevo fatto. No, non mi ricordavo. Cioè, abbiamo fatte mesi fa. Cioè, non è che... Sì, beh, giusto. E molto bello perché siamo riusciti a fare più o meno la stessa puntata due volte. Due. Senza saperlo. E questo è veramente skill intrattenitivo. Sì. Se possiamo dire, siamo bravi. Ci possiamo fare un applauso. Sì, dai, non siamo così malvagi. Un piccolo applauso all'host Yoman Lellox. Sono io. Sì. Sono io, dimmi. E così, ti faccio una domanda molto alla Marco Montemagno per chiudere. Siamo in chiusura. We're in closing. E, progetti per il futuro? Un singolo. Me l'avevi detto, è vero. E non si è mosso ancora niente. Si sta muovendo. Poi tu hai un sacco di conoscenze comunque, fai sì. anche tu il... Ma infatti il producer è Greg Willen, non a caso. Grande Greg, bravissimo. Sì, sarà lui a produrre la base, vediamo e speriamo. Guarda, io con tutto me stesso spero che non venga una cazzatina degli youtuber fuori. Mi impegnerò al massimo per non portare qualcosa di cringe o brutto. Ah, quindi è una cosa che flex, insomma, che fai nel grind. Voglio non nel divertirmi chill. Facendola, perché, vecchio, come ho già spiegato, facendo questo lavoro da 4 anni, sempre, costantemente, ogni giorno, monotonia totale, routine, ovvio. Sempre quella, staccare e magari fare qualcosa di nuovo, ma solo per il divertimento, per stimolare un attimo il cervelletto, ci sta. Ci sta. E Edoa, grazie mille per questa chiacchierata. Di nuovo, più grazie a tu. Spero che sia stato registrato questo episodio. Speriamo di sì, a sto punto. Nel caso, tra un paio di mesi ne rifacciamo un altro. Cazzo dobbiamo fare. Un saluto, boys. Ci vediamo al prossimo episodio di Pizza Kebab. La sbrega. Non si sa quando, non si sa come, ma arriverà.